magari le avete presente perché devo partire. Ma siete tanti? Magari. Mi pieghi le camicie. Le camicie in disordine. Ma non sono Maria Carla, non lo faccio. Maria ci sarebbe messa, guarda. Va bene, allora. E conosci queste palle qui? Ah sì, mi fate vedere a Los Angeles. Sono quelle per fare il massaggio nella scarpa. Per tortura. Devi dimagrirti un po', perché Maria era molto... Sì, dimagrita, ma lei era molto più magra. E ancora, no? Vabbè, adesso siccome fai la signora che è chic. E ora lo spettacolo inaugurale del 26esimo Festival di Spoleto, Madama Butterfly, a cui si riferiscono queste immagini, è firmato dall'inglese Ken Russell, il famoso regista di film come I Diavoli, Donne in Amore, Valentino. Lo stesso Ken Russell dovrebbe realizzare un film su Maria Callas, protagonista Sophia Loren. Ma a che punto è il progetto? Beh, io ho già scritto il copione e ho già incontrato Sophia Loren. Come al solito però il preventivo è più elevato della cifra che i produttori vogliono spendere. Siamo partiti da 5 milioni di dollari, ma ritengo che il costo si aggirerà sugli 8 milioni. Se riusciremo dunque a trovare altri 3 milioni di dollari, faremo il film. Anzi, se qualcuno tra voi ha 3 milioni di dollari da prestarmi per questo film, si faccia avanti. La Butterfly di Spoleto è la stessa che Russell ha presentato il 20 maggio a Charleston, la Spoleto degli Stati Uniti. Un allestimento che sposta la vicenda dell'opera pucciniana dai primi del Novecento alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e che si conclude con lo scoppio della bomba atomica. Abbiamo chiesto a Erté con quale artista di cinema o di teatro avrebbe voluto lavorare. Maria Callas ha risposto, perché è stata la più grande artista del mondo.
Nous ne ferons à personne l'injure d'insister sur l'air que vient de chanter Maria Callas. Adieu notre petite table. Tout le monde a reconnu cet instant où Manon évoque les heures si douces qu'elle a vécues avec des Grieux. Voici maintenant un air de la Somnambule de Bellini. Une jeune fille, somnambule sans le savoir, a perdu son fiancé. Elle respire dans son corsage un bouquet de violettes et, le prenant entre ses mains, elle s'attriste à penser qu'un amour soit aussi éphémère que les fleurs. La difficulté dans cet air si beau, c'est de lui conserver sa ligne, son caractère irréel.